Sicché è arrivato presto il corriere. Avevate sentito la sveglia? Quella era un'altra cosa. Ma il corriere che doveva arrivare molto più tardi, io non me muovo, da una certa ora in poi, Minù, fatela addosso, abbiamo i tappetini. Non gli piace i tappetini, Minù. Allora festeggiamo, è sempre una festa quando arriva un pacco. Poi soprattutto il Lollo. Ormai c'è questo affetto affettuoso, vorrei anche un po' affettato, cioè tipo un affetto di mortadella, di mortazza, che voglia di mortadella, che vuoi. Invece il prosciutto di Braga, il prosciutto, come si chiama quello spagnolo là? La mortazza di Bologna, tagliata come? Sottile, sottile come una neggia, le negge e la nebbia, sottile come una neggia. Chissà perché si dice così a Spezia, sottile come una neggia, una nebbia. La nebbia sottile, la nebbia agli irti colli, piovigginando sale. E poi no, mi piaceva anche tagliata spessa. La Camilla da piccola c'è stato un periodo dove la voleva sempre sottile, poi la voleva da morsicare, poi le piaceva quella col pistacchio. A me piace la mortazza mortazza proprio, con la focaccia calda. Mamma mia. Oh, un giorno me la devo proprio concedere ora, e coi primi freschi, poi cammino, 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 poi piango per 3 giorni. Però pazienza, una morta ogni tanto, è un fioretto, una penitenza. Oh, signori, allora guardate, il rito cosa vuole? Vuole queste. Io ancora non ho capito dove sta il cosino che mi guarda, il forino della microcamera. Beh. Allora, con queste belle forbiciate, belle, sono belle, e qui dite un po' di no, da casa, vecchie come il cucco, chissà chi me le ha regalate. C'è un gatto, no, è una fiera, un felino, un grosso felino, boh. C'è anche un nome, non ce vedo, no, non ce vedo. Che bello essere un po' romanaccia. Poi nel Lazio, qua, Alto Lazio, ormai qui siamo a un crocevia e le parlate sono o romanaccia, romanaccia, un po' toscanaccia e anche un po' umbra, umbra, non lo so fare l'umbro. Allora apro, beh. Allora, già il profumo al primo track, loro che igienizzano. Oggi è venuto l'omino della... Un ragazzo giovane, quanto mi fa tenerezza ai porta a porta. Signora, sono della Folletto. Grazie. Quindi, buongiorno a lei. Io mi stavo vestendo per uscire, cioè mi stavo cercando le scarpe, veramente, che le avevo messe un po' troppo nascoste. Le mie scarpe da trekking, è la stagione ormai. Ma lei igienizza casa, pulisce, stavo a dire, ah, bello che ha fatto la spia, che quindi c'è da fare. Guarda, se vuoi venire a fare una dimostrazione, ma non mi piace prendere in giro la gente. E ho detto, guarda, sto uscendo, c'era il cane che abbaiava, il mio grande canino, un felino. Ah, ma cos'ha il suo animale? Vuole uscire. Ah, allora non le rubo tempo. Sa, diamo anche lavoro a chi le cerca. Oh, tesoro. Vabbè, comunque non era il caso. Oh, aspettate che qui devo spostarmi perché aiuto. Ecco, perché ho la telecamera proprio in dirittura d'arrivo qua, a pochi centimetri dalla scatola, in dirittura d'arrivo. Qua ci sono tanti fogli qua. Oh, che meraviglia, grazie. Queste sono raminghe. Aiuto. Aspettate. Allora, signore. Ma che carine, ma che carine. Va bene. Allora, aspettate che apro una lingua di fuoco da una parte e una lingua di fuoco da quell'altra. Eccoci qua. Oh, mamma mia, che mi stavo tagliando. Spacchettamento. Non è più bello dire spacchettamento che unboxing? Spacchettare, spacchettare. Io amo i pacchettini. Mia figlia mi riempiva di pacchettini. Allora, che cosa abbiamo qua? Qua abbiamo urca, fiamma. Che cos'è? Oh, signore, che roba bella, non so da che parte cominciare, beh. Allora, il Dudù, eccolo qui, il Dudù sta proprio qua, vedete? La scatolona, oh mamma. Scusatemi, se siete sentiti male come me quando si ruppe. Oh, ma vi siete mai trovati su un'attrazione del Luna Park guasta? Io sì, purtroppo
poi c'è stato un periodo dove mi capitavano davanti, ma chi le voleva mai? Dei video terrificanti di incidenti avvenuti ai Luna Park nel mondo. Già, a me non mi sono mai piaciuto il Luna Park, devo dirlo. Quella volta là ci andai con mio cognato, che non fu mai mio cognato poi alla fine, perché lui non si sposò mai con la sorella del mio primo marito. Io sì, l'ho fatto. Insomma, eravamo compagni delle medie, tra l'altro, eravamo amici da scuola e aspettavamo i morosi, eravamo ancora fidanzati, e quindi aspettavamo i morosi che scendessero col treno da Milano. E allora ho detto, vabbè, cosa facciamo, Lore? Lore, lo dico adesso, a Spezia non si dice Lore, mi chiamavano Lori. E andiamo a Luna Park, vabbè, andiamo alla... Io già pensavo alla ciambella fritta, che vi credete? E non erano quelli grandi, erano ai giardini, com'è che si chiamano quelli laggiù, alla Maggiolina, vabbè, insomma, andiamo sulla piovra, ma che non si rompe, in aria. Cioè era leggermente, la piovra ha dei bracci, parte centrale dove c'è il motore, la facciona della piovra, vabbè. Poi ha dei bracci e per ogni braccio intorno altri piccoli bracci dove ruotano poi delle navicelle scoperte. E quindi mentre ruota questa piovra, mentre ruotano i bracci principali, prima in orizzontale, poi si inclina un po' da una parte, un po' dall'altra, i vari braccetti, che sarebbero poi quei leventori, non lo so, ruotano a loro volta, quindi tutto un giramento di palle, non mi piace. Si rompe, che era leggermente in diagonale. Noi per fortuna ci siamo trovati nella parte più bassa, ma eravamo a parecchi metri dalla terra, ecco, non vi so dire quanto, comunque non mi sarei potuta gettare. Ma quelli in alto e dove dondolava poi in mezzo, che non aveva nessuna protezione più di tanto, adesso non mi ricordo se era le urla, e non c'era né verso che riuscissero a farlo ripartire o che venisse qualcuno a mettere dei ripari, che ne so, a raccattarci. Sapete che non lo so come andò a finire, fui talmente traumatizzata da quella cosa che ho rimosso, io ho mi ricordo, parlavo con mio cognato, che non so dei due chi era più terrorizzato, ma eravamo ragazzetti, prima dei 20 anni, insomma. Perché io a 21 ho fatto il fattaccio, no, nel senso che non c'era niente da recuperare, ecco. Però mi sposai la prima volta a 21 anni, e quindi era prima dei 21 anni, prima dei 20 anche, perché i 21 li ho festeggiati a Milano, quindi prima dei 20, prima dei 20 era ancora a Spezia, prima d'aprile. Quindi insomma lo spavento, uno spavento, meno male che avevo già fatto altre cose, ero già andata sulla centrifuga, avevo fatto altre cose, basta, andiamo via. Io mi ricordo proprio il cuore che mi scoppiava dalla tensione, cercavo di stare calma, ma sentivo quelli più in alto che urlavano, perché poi dondolarsi così, provai l'ebbrezza di stare a dondolare nella nebbia, nella bufera sulla seggiovia a Monte Campione. Eravamo a meno 25, non ve lo voglio manco dire lo spavento, che io non amo stare a penzoloni, io voglio stare coi piedi per terra, tutto al più posso navigare, ma sempre con qualcosa sotto i piedi ci devo stare. Va bene, volete che spacchetti? Ah, ve l'ho aperto. Allora, è tutto bello. Allora, una cosa come riescono, ma come se li sono fatti fare, proprio su misura rispetto alle cake, perché una precisione, non c'entra uno spillo qua dentro. Allora, abbiamo il Dudu. Dudu è un filato brushed, non so come si pronunci, spazzolato. Me lo ricordo benissimo. Poi vabbè, facciamo la recensione, la chiacchiera dello spacco spacco, spacchetto spacchetto. La volete vedere? È che perché io in questo caso, sapete cos'è? Che danneggio i sacchettini che mi sono tanto utili. Io che non li metto mai, uso quelli di cotone, sbatto la canfora cinese da tutte le parti, spruzzo tutti i veleni, uso tutti i tovaglioli, i cosini, i cartoncini odorosi, uso la lavanda, gli oli essenziali, il legno di cedro, chi più ne ha più ne metta, più ne sa più me ne dica, perché contro le tarme, contro il logorio della vita moderna. Come è stato il mio cane qua in terra? Allora è piuttosto vellutato il Dudu, però poi dei filati ve li racconto in un altro momento. Adesso vediamo cosa mi è arrivato da degustare. Questo è un verde, io amo i verdi, amo i blu, poi dice ma gli altri li butti, ma certo che no, adoro i rossi anche.
E infatti, siccome la Lollo ha sentito che io amo il rosso, certo rosso, sono una tigna nel rosso, anche nel verde. Ma guarda, mi devi dire cosa ne pensi di questo rosso? Oh, che ne penso tutto il bene del mondo, ne penso. Mamma mia. Confetto è un bellissimo filato. Lo avete provato, Confetto? Allora, io con Confetto sto facendo fare a mia mamma, le ho consigliato di fare la copertina, una delle copertine che aveva in programma. Ma Confetto è molto bello anche per i golf. Potete fare anche capi per bambini, sì, magari essendo lui un filato un po' pelosino, non troppo ritorto direi, e fate cose tipo le scamiciate se sono bambine e fate... Io parlo prima dei 2 anni, poi dopo i 2 anni potete, ci possiamo sbizzarrire con i bambini che si ciucciano un po' meno le maniche. E, gilet, i giubbottini, i capottini, assolutamente sì. Poi, soprattutto quei capi che i bambini portano quando magari fanno anche altro, ecco. Quindi giubbottini, capottini, capellini, li potete addolcire. Sì, non è rustico come filato, non è un filato gnecco, non è un filato floscio. Il rosso è bello. Oh, mi piace. Quest'anno io veramente il rosso. Io voglio fare una maglia rossa. È bello. È uno di quei filati che voi potete conoscere meglio quando li bagnate. Non accontentatevi del primo sguardo con i filati, dovete veramente lavarli, c'è poco da fare. Potete, allora, come il Confetto potete fare la farfallina, poi vi faccio vedere, oppure fate una matassina con l'arcolaio, oppure prendete un contenitore, girate intorno, prima di spostare sto contenitore segnate gli 8, almeno 4-8 all'interno della matassina, con una gassina passate dentro, chiudete e vai, chiudete bene, e poi lavate, e poi tamponate, fate asciugare, fate un campione. Vanno visti così e poi li dovete anche lavorare dalla cake direttamente e poi lavare dopo. Vedete che c'è differenza, quindi valutate. Alcuni filati è meglio non lavare prima, ma considerare il loro cambiamento post lavaggio. Altri invece conviene lavare prima, si vede già dalla prima matassina campione, come può andare la faccenda, e valutare voi secondo il vostro gusto, secondo del progetto o come volete che si manifesti il filato, se è il caso di farlo prima o dopo il lavoro. 40% alpaca, 45% lana, 10 liocel. Liocel è una quasi, è una viscosa, diciamo, è un estratto dalla corteccia dell'eucalipto ed è tutto un progetto proprio specifico studiato per l'eucalipto, dove non ci sono scarti strani, dove non si danneggia niente, dove tutto il procedimento di quelli super mega wow, ecco, mi sono un po' informata tempo fa, ed è bello, è un filato adesso apparentemente secco, è un po' cangiante, non è melange, non è un melange, ma non è neanche un colore piatto, proprio grazie alla torsione e grazie a come sono fatti i filati che si possono manifestare in un determinato modo i colori, poi ne riparliamo. Belle le cake sono da 100 grammi come praticamente quasi tutti i prodotti Lollo Crea. Il soffio è in confezioni da 50 grammi, il l'aurum, il cashmere, quello è proprio da sciallari, o sciallari, non perdetevi quell'esperienza, l'aurum, il cashmere puro proposto da Lollo Crea, è in confezioni da 50 grammi, che poi sono sempre dei bei metraggi. Allora, qua che cos'è? Mamma mia, il soft color bianco e nero, oh! Bello, che bello, è bellissimo questa idea di creare queste cake di soffio variegate, è stata proprio vincente secondo me, perché ad esempio possiamo creare molto con un buon filato di base. Io sono innamorata del gas, della canna del gas, qui ci mandano la canna del gas, e è particolare il soffio, ma guardate com'è ricco di fibre, ma è bello. Vedete, io lo lascerei così da una parte con una bella candela vicino, non accesa, ed ecco il mio centro tavola, ecco. Bello, 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 sottile. E vediamo se riesco
Allora, non sono tutti uguali i mohair e i kid mohair, come vengono realizzati? Assolutamente no, e dovremmo fare anche questa chiacchiera. In questo caso, in alcune cake, il soffio si manifesta come una sottile boucle. Allora, un mohair e seta che acquistai da una levatrice spezzina, ecco, che era piuttosto grosso come filato, si intuiva che i ciuffi del mohair nascevano grazie ad un effetto boucle tagliato successivamente. Non conosco la tecnica di costruzione, però quello era l'effetto e si intuiva. Si vedevano ancora alcuni riccioletti chiusi e poi gli altri tagliati che facevano proprio il vortice, come in questo caso. Non, cioè, soffermatevi nella lettura dei filati, comparateli con altri che avete, non per cercare difetti, ma per vedere proprio le differenze e le potenzialità di ognuno, quindi anche per ben impiegare gli avanzi. Eccolo qua. Ecco, lì nel fondo si vede meglio. Bene, sono contenta, è bellissimo. Eccolo qua, 50 grammi e 500 metri, è già una bella sciallina, eh? Ci possiamo fare dei golf. Sapete che lo possiamo lavorare singolo, lo possiamo doppiare, lo possiamo abbinare ad altro, come abbiamo visto con il lino, con il cotton, che è già bello di suo il cotton, sinceramente. Camilla ha fatto le cosine per le cuginette, le gemelline appena nate, che compiranno 2 mesi, hanno compiuto 2 mesi, no? Eh sì. Oggi che giorno è? Se oggi è il 5, oggi compiono. Oh mamma, devo vedere mia nipote. Io so, siamo troppi. No, per fortuna no, siamo in tanti. Allora, poi qui che cosa? Ah, questo per la Camilla, il soffio. Questo è il rosa carne. Dobbiamo fare un progetto con la Camilla. Vuole un mocciolino. Vuole un golfino solo di kid mohair, solo di soffio, e poi il sopra lo completerà un incrociatino in soft lino che abbiamo già messo da parte. È molto bello, è bello. Io sono una collezionista e un amante dei mohair, quindi che ve lo dica fare, bellissimo. Poi per la ricchezza di questa fibra, ci sono dei mohair sottili così che possono essere ancora più pelosi. Lui che mi piace è anche il fatto che sia bello consistente nella parte centrale, quindi per chi ama realizzare capi un po' più aperti, affidarsi a calibri non piccolissimi, ecco che ha anche una parte sostenuta, quindi non è difficile da lavorarsi a un capo, ecco. E non serve lavorare col 2, calcoliamo che la peluria va a riempire gli spazi, quindi è da fare la prova, insomma, devo ancora campionarlo. Bene, quindi qui abbiamo il progetto da completare, Camilla, e la parte esterna di soffino è leggermente diversa. E comunque sarà sfumato il golfino della Camilla, partirà con un colore dal collo, lo farò così, top down, siete contente? Siete contenti? Lo farò top down e quindi creerò la sfumatura, probabilmente lavorerò a 2 capi, mi sa. Ci stavo riflettendo adesso, mentre ciarlavo. Oh, mamma mia santa. Qui abbiamo altre meraviglie. Che belle. Mamma mia. Avete notato i colori densi del soffio? Quanto sono belli? Sono molto belli anche i chiari, i tenui. Ma hanno una densità di colore, poi con tutto l'effetto cangiante, la luce cangiante che solo i kid mohair possono offrire per proprio la qualità, la tipologia della fibra. È già cangiante di sua la fibra del mohair. Allora, questo è il polvere. Mamma mia. Allora, io sono fissata che mia figlia stiano molto bene dei certi toni di azzurro ed è così, ve lo posso assicurare. Lei invece ribadisce di no, eppure io ce la devo fare a fare un golfino azzurro. Comunque questo piace molto anche a me. Allora, vi ricordo che quando ci sono dei colori che vi piacciono tantissimo, ma che in quella tonalità non vi stanno benissimo al volto, scegliete una tonalità più scura, più vicina alla vostra carnagione. Cosa fa il mio pane? Ah, rosicchia. Ma ne basta giusto mezzo centimetro, basta e avanza quindi dallo scollo. Poi, se volete, aggiungete delle righe sotto. Ma ecco che potete
beneficiare di un colore che amate e che in purezza non sarebbe assai proprio donante al 100%. Ricordate, basta poco. Anche lui con un colore appena più scuro, adesso parlo di lui perché ho lui sotto il naso, appena un po' più scuro, vicino al viso, due giri e vai. E lui, e poi indossate il colore che vi pare. Oh, che bello. Ah, lui è proprio un tramonto. È un tramonto romano. Oh, c'è del pesca, c'è del rosa, c'è del viola, emissioni, eh. È molto ricco, ecco, vedete qua. Come rende strana la peluria. C'è poco da fare. Anche il colore poi decide, diventa, rende più denso o meno. Un filato. Bello. Qua ci abbiamo intonato anche il cincischietto con uno dei colori di fondo di questo filato. Allora c'è del viola. Ci sono tanti colori. Se poi voi lo isolate e non li vedete, ma emette cose meravigliose. Il cuore del filato è giallo. Lui è il malva, che è di una bellezza. Il malva, anche con il malva sto facendo fare una copertina a mia mamma, ecco perché queste nuove mamme vogliono colori diversi per i propri pargoli. Quindi molto il grigio, ci sono dei grigi molto fannosi, molto caldi, belli. Trovo che il grigio sia anche riposante, oltre che poco sporchevole, a meno che non sia grigio perla. E il malva lo trovo bellissimo, mi piace tanto, per le copertine lo trovo bello. Poi qui cosa abbiamo? Mamma mia! Li metto, adesso me li sistemo in giro, guardate che bello, ma lo so che non è semplice da... Le rivedremo poi con una luce migliore, com'è ricco. È bellissimo questo colore, è veramente bello, me lo metterei addosso come pendaglio, tanto mi piace. Oddio, questo! Oh, i mohair sono proprio belli da guardare. Dice, ma gli altri filati no? Eh sì, sono belli tutti, ma ecco qua, guardate un po' com'è strano questo rosso, ha un che di fluorescente. Però non ricordo all'uniposca, ha un cuore scuro che non vi saprei dire, potrebbe essere un nero, potrebbe essere un grigio, potrebbe essere un blu, non lo so, non lo vedo in questo momento. E lui è molto ricco, un po' più zigrinato, è proprio bello. Poi vi farò vedere i colori con la giusta luce e poi chiacchiereremo anche di texture, perché vi farò dei campioncini, visto che vi piacciono i campioncini. Lui è bellissimo, mamma mia. Io il celeste lo voglio dal viso, mi piace, mi ricorda il cielo quello bello, e i colori polverosi mi sono sempre piaciuti molto. Allora, poi cosa abbiamo di denso? Abbiamo chicca, io non ce l'avevo ancora il chicca e lo dovevo assaggiare. E come faccio a chiacchierarne se non lo ciancico? Eccolo qua, il chicca. Mamma, quanto sei sguisciante! Wow, eccolo qua. Oreste, se toccate Oreste lo sentite così. Oreste, quando lo accarezzano, perché non sembra, perché non ha il pelo lungo Oreste, però è di un soffice. Setosa, quando la cuccia a dormire, bellissimo il chicca, è ciccioso. Allora, io quando l'ho vista a distanza ho pensato al punto pelliccia anni 70, ho pensato proprio a questi sbuffi lungo i polsi e dei begli sbuffi intorno ai colli. Io l'ho portato, sapete, proprio questi cardigan anni 70, un po' oltre, che arrivano quasi alla fine delle chiappe. Poi dove ce l'avete le chiappe, fatti vostri, ecco, però che non coprano tutto, con la cintura in vita, e avevano molto sciallati, o con il punto pelliccia tutto intorno. C'erano anche le pellicette, no, mi pesavano, no, quelle tutte sciufelente, tipo volpe sciufelosa. Chicca, che carina, guardate un po' che c'ha l'etichetta minnosa, che è 50% merino, 30 nylon, 20 alpaca. Zebea, lei sì. Allora, ma sì, rifinitura in berretti, perché è molto dolce, quindi se avete delle lane che si abbinano a un colore così, o se avete dei multicolor dove un colore così vicino al viso può stare,
e magari sono un po' rustichelli, lui è molto dolce, quindi dove batte il cappello sulla fronte vuoi anche un basco, viene bene. Poi fate i giri carino, anche il pirulo così è molto carino. Sta molto bene con i blu viola lui. E scialli assolutamente sì, delle righe in contrasto di volume, quindi anche tono su tono, dove lui tuffi vi dà la nota quasi lucida. Si può lavorare con ferri grandi, certo che sì. La poliamide, cioè il nylon, è in questo ciuffo qua. Eccolo qua, eccolo lì. Poi il resto è lana e merino, eccolo qua. Si avverte dolce anche lui, molto, lui è un po' screziatello, quasi melanciato, e stanno benissimo insieme. Quindi scollature, se avete in mente di fare degli incrociatini nelle scollature, nelle chiusure del V, l'incrociatino crea un V, no? Ecco, lì sì, qualche traforo sul polso, sì, lui è bello, eh? Fateci anche dei trafori con i ferri grandi e filati così. Lui è dolce, dolce, dolce. Bello, bello. Allora. Vediamo un po'. Allora, ecco, oh, lui è riccio, credo, se non mi sbaglio, perché io riccio ancora non lo avevo. Allora, assaggiamo. Mi piacciono tutte le bouclée, tutte le lane consistenti, mosse, io le amo, tanto per cambiare, perché ci posso fare cose. In tessitura mi hanno dato una soddisfazione che ve lo dica fare, ma anche ai ferri, con un po' di salvia, no scherzo. Sì, tricot, anche il crochet. Col crochet faccio più fatica, è bellissimo, è un blu screziatissimo con una parte molto scura. Si percepisce anche della luce celeste in mezzo a blu viola, un blu. Sono, allora, i colori che proprio vedo sono almeno 4, tutti ben mescolati. Lui è bello tosto, quindi è adatto a dei capi da esterno, sì, per delle belle giacche, dei bei poncho. Queste cappe con tagli anteriori per le braccia, anche belle ampie, con dei bei colli alti, magari anche foderati, questi colli a camicia quasi, mi piacciono. 70% merino, 20 mohair, 10 nylon. 260 metri non sono pochi, per una lana così, tendenzialmente secca. È proprio da tailleur anche, bello. Fate dei punti tessuto anche con i ferri, lui vi può dare tanta, tanta soddisfazione. Lo potrei usare in ordito? Io credo di sì. Alcuni li ho adoperati, per verificarlo bisogna tenderlo, passare le dita perché deve passare attraverso il pettine liccio e quindi c'è un continuo attrito. Io credo che lui se la potrebbe cavare bene. Bellissimo! Ho una bella collezione di blu, di verdi e ora pian piano anche di rossi. Ho anche cominciato la collezione di libri che hanno sulla copertina la Tour Eiffel. Sono solo a 3, credo. Quindi mi raccomando, se pensate a un omaggio, un libro qualsiasi, basta che abbia la Tour Eiffel sulla copertina. Qui abbiamo confetto verde militare. Io amo questo filato, mamma mia. Lui lo consiglio per tanti versi, lo consiglio crochet, lo consiglio tricot, lo consiglio per un multicolor stile Ferrise, piccoli motivi che si rincorrono. Però ci farò un golf monocromatico per la Federica di casa. Ha un bel metraggio, confetto, ha una bella esperienza, confetto 40, come ho detto prima, 45 alpaca, 45 lana e 10 lio, cioè 350 metri per 100 grammi, già 4 ok, che sono, ce n'ho da parte, perché ero indecisa, poi ho detto ok, sì, ci fa quello. Allora, qui abbiamo raggio, oh, anche raggio. Oh ragazzi, vi sento parlare poco di raggio, eppure è un filato. Io perché ho poco tempo per far tutto come tutti, cioè vorrei far tanto, non è che ne ho poco, è che vorrei fare di più. Allora, raggio è un filato, adesso ve lo sbroglio un po'. Ecco, è stato leggermente torto. E è un filato misto. Io, una delle prime chiacchiere l'ho fatta proprio su
su Raggio. Raggio è un 70% lana sport e 30% acrilico. La lana sport anche al 100%, che di solito è lo